Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come. Sin dal principio di questo interminabile Grande Fratello 2023, pensare che sono stati i primi a entrare in quel dello spiato appartamento di Cinecittà senza ancora conoscersi e sapere cosa li aspettava, li legava la loro buffa accoppiata di nomi. La loro amicizia è unica, o almeno è così che sente Anita Olivieri. Ma per Giuseppe Garibaldi si tratta davvero soltanto di un'amicizia? Non più solo Beatrice Luzzi tra i più scettici. Sono mesi che l'attrice di Vivere sostiene che il calabro proverebbe qualcosa, che va oltre l'amicizia, per Anita Olivieri e che farebbe l'amico da mesi soltanto perché sa bene che dovrebbe incassare un rifiuto. Il punto principale sta nel fatto che è fidanzata da un decennio. Tra l'altro il fidanzato, Edoardo, dopo tanto mistero si è anche presentato al Grande Fratello 2023. Il discorso su Giuseppe Garibaldi e ciò che prova. Grande Fratello, Varese e Rosi avvertono Anita su Garibaldi. D'altra parte c'è pure un fandom che li sostiene da tempo e considera il loro rapporto unico quanto raro. Gli Anibaldi che cosa ne pensano del dubbio che è sorto in tempi non sospetti nella lucidissima Beatrice Luzzi per poi prendere il sopravvento praticamente in chiunque, dentro e fuori dal Grande Fratello 2023? Spesso Giuseppe Garibaldi è sembrato addirittura geloso, della concorrente, ed in memorabili occasioni. Giusto poche ore fa Anita Olivieri si stava godendo una rilassante sauna in compagnia di Rosi Cin e del Guru, fake guru per i fandom opposti, Massimiliano Varese, ed hanno parlato della delicata situazione. Magari non si rende ancora conto dell'entità del sentimento che prova per te, forse non è una semplice amicizia, ha detto l'attore. Se dovesse star male per un distacco faresti bene a iniziare ora, la cuoca. Ovvio, ma se non conosco la versione di Giuseppe preferisco non esprimermi. Giuseppe anche l'altra sera ha ripetuto che Anita fa le cose e poi fanno passare lui per innamorato, quando a me sembra più il contrario. L'altra sera stavo con Sergio e Alessio, abbiamo fatto tardi, e lui mi ha chiesto se andavamo a dormire e quando ho detto che volevo restare con loro, è andato via. Inoltre, la mattina non voleva nemmeno fare colazione insieme. È uno schema, io non ci sto più, ha osservato la 26enne. Un momento di confusione per il 30enne? Dopo i due ricoveri e lo stress per il Grande Fratello 2023? Secondo molti online sarebbe sempre stato preso in modo diverso. Mascherandosi dietro una amicizia, pur di avere un legame con lei.